Ciao a tutti ragazzi, sono Pianeta del Torno, benvenuti a questo mio nuovo video. Oggi siamo qua con la top 5 delle Sega film che a me, che secondo me sono le migliori almeno fino ad ora che sono mai uscite al cinema. Vi dico, non parlo dei film in singolare, ma parlo della saga in generale. Ne ho esclusa una, che purtroppo devo fare una scelta, e la scelta è caduta su un'altra, perché secondo me quella saga lì, lo dirò anche durante il video, mi è piaciuta meno, cioè non sono stato mai fan, cioè non sono mai stato un grosso fan di questa saga. Però comunque uscirà un film di questa saga qua che farò spiegare dopo. E niente, vi lascio al video ragazzi. Andiamo alla quinta posizione, troviamo Harry Potter. Come qualcuno di voi potrebbe essere, non potrebbe essere d'accordo, perché qualcuno dice che Star Wars di cui meritava, ma io Star Wars non l'ho messo nella top 5, lo dico già. Secondo me Star Wars io non l'ho mai amato, è bello, però non l'ho mai amato come gli altri 5. Preferito gli altri 5 a Star Wars. Magari cambierò idea dopo che quest'anno uscirà il nuovo film, e speriamo, lasciamoci sorprendere da questo film. Sinceramente Harry Potter io ho letto anche i libri, ho letto tutti e 7 e mi sono piaciuti, e di sicuro vedendo i film al cinema li ho adorati ancora di più dopo aver letto i libri, perché veramente questa è una saga che all'inizio magari non era al massimo, però pian piano più andavi avanti con la storia più volevi sapere come andava a finire, e veramente a me è piaciuto tantissimo leggere i libri e vedere i film entusiasmato alla grande. E sicuramente questo qua, a chi è fan di Harry Potter può dire la stessa cosa. E qui siamo, adesso passiamo alla posizione numero 4. In quarta posizione troviamo Jurassic Park, appena fuori dal podio. Sicuramente questa saga a me è piaciuta sin da piccolo, io l'adoravo questo film. Anche il quarto film, come già detto nel primo video sul mio canale, mi è piaciuto tanto, però sinceramente ci sono altri tre che preferisco. Jurassic Park sinceramente è un gran bel film, soprattutto il primo che ha fatto terrorizzare i bambini da piccoli, e come era fatto, veramente le musiche, l'animazione incredibile. Chi non ha mai amato Jurassic Park? Forse pochi. Ma sul quarto film si può discutere su tanto, si può discutere sul fatto che il Velociraptor magari qualcuno non è andato giù, che fossero come degli dinosauri domestici che non era come li conoscevamo negli altri film, che quello che ci è piaciuto di più per alcuni errori magari delle animazioni. Ma sinceramente Jurassic Park rimane sempre uno dei migliori film. Mi sto aspettare 14 anni tra il terzo e il quarto, ma veramente questo resterà sempre nel cuore di chi ha avuto l'occasione da piccolo di vivere questi film. Jurassic Park è stato sempre, io ho sempre adorato, io l'ho visto 14 anni il numero 3, l'ho aspettato 14 anni per vedere il quarto, e sinceramente ne valsa la pena. E sinceramente spero che ne uscirà un quinto, non si sa quando, speriamo di non dover aspettare altri 14 anni. Però sinceramente speriamo che sia entusiasmante, perché veramente questo film mi è sempre piaciuto. E cosa dire d'altro, Jurassic Park, quanti ricordi su questi film. Chi non si è mai spaventato vedendo Jurassic Park da piccolo? Perché lamento, come è stato fatto Spielberg, come li ha fatti i dinosauri, sono veramente una cosa eccezionale. Si pensa che quando è uscito il primo film, la tecnologia che c'era a quei tempi, cioè è stato qualcosa di straordinario, forse il più amato, e anche secondo me il più amato resterà sempre il primo, sempre nei ricordi, sempre sarà con noi. Il grande Jurassic Park al quarto posto. Al terzo posto troviamo
Al terzo posto troviamo la mitica saga di Indiana Jones. Chi non si è mai innamorato di questa saga? Chi non ha mai voluto essere il mitico avventuriero di questa mitica serie? Chi non ha mai sognato di essere nei panni di Indiana Jones? Era veramente una grande saga che purtroppo forse si è chiusa, non si sa. Perché secondo alcune ipotesi Indiana Jones è il teschio di cristallo chiudeva la serie, secondo alcune ipotesi. Ma se si guarda il finale del film, si lascia presupporre che forse uscirà un giorno un altro film. Magari non con Indiana Jones, magari con suo figlio come protagonista. Se nel momento quando del matrimonio, quando il cappello di Indiana Jones vola per terra e il figlio vuole raccoglierlo, ma il padre lo anticipa. Sicuramente è una delle migliori saghe che mi ha fatto veramente amare questi film. Niente, queste avventure, vedere queste grandi avventure con i combattere i tedeschi, ma veramente qualcosa di incredibile. Chi non ha mai matto insieme a Jurassic Park, chi non ha mai letto questi film vecchi? Questo Indiana Jones veramente è stato qualcosa di incredibile. Questo va, della top 5 ci sono addirittura tre film, tre saghe che sono cominciate tanti anni fa. Indiana Jones veramente qualcosa che ogni bambino ha adorato da piccolo. E direi che c'è poco da dire su questo film, veramente riguardatelo ragazzi, io appena avrò qualcosa lo riguarderò, veramente bello come film. E niente, qua solo il titolo dice tutto. Questo è stato di film che era tutta l'avventura, l'esplorazione, combattere i nemici tedeschi e quant'altro. Speriamo un giorno di rivedere un altro film di Indiana Jones. Lo spero con tutto il cuore, perché veramente a me questa... mi dispiace averla chiusa con quella dei teschi di cristallo, ma ci spero ancora. E niente ragazzi, per la terza posizione è tutto. Adesso andiamo alla seconda posizione. Al secondo posto troviamo un'altra saga bellissima, i Pirati dei Caraibi. Veramente è amata da tantissima gente. Musica fantastica che con Johnny Depp nel ruolo di Jack Sparrow. E chi non si mangia. Questo è veramente piaciuto come un'altra, come lo dico in tutti i video, questo è veramente un altro di quei film che vale sempre la pena andare a vedere al cinema. Questo è uno di quei film che si paga volentieri il biglietto per andare a vedere al cinema. Senza anche mettendo la mano sopra il fuoco. Perché questi qua sono i film che ti prendono, che hai voglia di andare al cinema, di spendere soldi per andarlo a vedere. Perché ti dà quel... un certo non so che a vedere questi film. E non si rimarrà mai delusi da questi film. Questo qua merita sicuramente la seconda posizione. Come sapete, la mia traduzione è una... prende spunto da queste musiche dei Pirati dei Caraibi. Di sicuro a me piace tantissimo questo film, ma di sicuro non merita. C'è un film, una saga che merita il primo posto. Secondo me è la migliore di tutte, che tra poco ve la andrò a rivelare. Ma questo è un altro, veramente un bellissimo film. Film che veramente si adora, ci si innamora di questi film, che tu sia piccolo, che sia grande, che da si vedere anche tra 20 anni, perché sempre ti piaceranno questi film. Cosa dire d'altro? Niente, questo qua è un altro film, spero che vi sia piaciuto. Andiamo avanti con il nostro video. Al primo posto troviamo posto troviamo Il Signore degli Anelli. Come potete vedere, ho messo anche un video spezzone della battaglia, una delle battaglie finali del film. Niente, che mi hanno entusiasmato tantissimo come film. E questo qua è la battaglia più incredibile del film, veramente fatta benissimo. Non so se è il computer o cosa, ma veramente come è stata fatta è stata veramente incredibile. Questo è il momento, forse uno dei momenti più belli del film.
Sicuro del Signore degli Anelli ritorna il re? Come è stato fatto? E come è stato creato? Veramente qualcosa di eccezionale. Di sicuro merita il primo posto. Questo film è anche il mio primo posto dei film più belli che abbia mai visto. Lo andai a vedere 3 volte al cinema quando uscì. E questa saga comprende anche la Hobbit. E veramente questa cosa mi è piaciuta tantissimo. Io ho letto il libro che magari all'inizio è sicuramente noioso, ma più andava avanti più ti prendeva il libro, più ti piaceva questo film. È qualcosa di eccezionale, veramente, che non puoi non andare a vedere. Quando è uscito il cinema non potevi non andarlo a vedere perché era qualcosa di incredibile. Chi aveva visto i primi 2 film voleva andare a vedere sicuramente il terzo. Ma se farò una top 5 dei miei film preferiti, sicuro il Signore degli Anelli si trova al primo posto. Perché è veramente qualcosa di eccezionale, come è stato creato, come sono le animazioni, tutto. Qualcosa di eccezionale. Io l'ho amato tantissimo. Questo qua è sicuro. Penso che molti di voi siano d'accordo con me su questo, sulla prima posizione. Magari sulle altre alcuni non saranno d'accordo. Ma questa qua, a parer mio, è la miglior saga, Il Signore degli Anelli. Io ho letto il libro, letti come Harry Potter e alcuni altri. Ho avuto la fortuna di leggere i libri, io sono un amante dei libri. Il Signore degli Anelli è qualcosa di eccezionale. Il libro forse è meglio del film, ma il film anche. La differenza che c'era rispetto al libro è stato migliorato di sicuro. Vedete anche solo da questo video quanto è bella sta saga. Qualcosa, la scena più bella forse del film. Qualcosa di eccezionale. Questo qua comunque parlerò in sottofondo, ma lascio godere il video di questa parte di video. E niente, cosa dire d'altro? Ci ho messo un po' a fare questo, a creare questa top 5. Di ascoltare le immagini è qualcosa di eccezionale. È qualcosa. Non è stato facile, ho perso un po' di tempo. Volevo portarlo ieri, ma non ce l'ho fatta. Ho già avuto il tempo perché ieri ho dovuto andare a giocare a calcio. E spero che vi piaccia questa top 5. Se il video vi è piaciuto, lasciate un bel mi piace. Iscrivetevi al mio canale. Lasciate un commento. E verratemi consigli sulla prossima top 5 da fare. E cosa ne pensate? Cos'è per voi è stata la migliore top 5 dei de saghi film che vi piace? Scrivetelo qua sotto nei commenti. E niente. Che dire. Buona Saturno a tutti ragazzi. Ciao!